L'avviamento del fantoio ogni anno è un evento importante, perché pensa che questi macchinari che adesso andiamo a vedere insieme stanno fermi un anno, cioè per un anno dormono, tranquilli tranquilli, poi arriviamo noi e vogliamo accenderli e utilizzarli per la nuova frangitura. E allora il primo collaudo, la prima cosa che facciamo è il collaudo detto in bianco, cioè un collaudo che viene fatto senza olive. Adesso siamo nel mese di settembre, oggi per la precisione è il 15 settembre, e sono qui insieme a Corrado Sbano, tecnico professionista autorizzato che mantiene i macchinari di frangitura da ben oltre 15 anni. Con Corrado abbiamo definito il primo step, cioè il collaudo in bianco, in 5 fasi. 5 fasi che sono importanti per verificare se i macchinari sono a posto. E Corrado ci spiegherà queste 5 fasi in maniera semplice e veloce. Salve, mi sono già presentato, sono Sbano Corrado. E le 5 fasi compongono la pulizia delle olive. La prima pulizia delle olive, quando le olive arrivano con foglie, rami, sassi e quant'altro, e viene nei macchinari del primo arrivo ci sono dei nastri, una deramifogliazione ed un lavaggio. Tutto ciò viene controllato con parte meccanica, con vari sensori, riduttori e quant'altro, tappeti che fanno la trasportazione delle olive, e quindi nella prima fase c'è proprio la vera e propria pulizia delle olive che si preparano per la fase secondaria di frangitura. Bene, questi sono i macchinari che verranno. Qui abbiamo la vasca, giusto? Qua abbiamo il nastro che trasporta le olive. Questo macchinario è il macchinario che separa i rami. Poi abbiamo un altro nastro. Qua abbiamo l'aspirafoglie e la lavatrice ad acqua. Bene, entriamo dentro. Qua abbiamo il frangitore, giusto Corrado? Qui abbiamo la seconda fase, la frangitura, dove abbiamo la spezzettatura delle olive che serve per trasformare l'oliva in una pasta composta da acqua, olio e quant'altro, che viene trasformata dal frangitore e viene immessa nelle vasche. Eccole qua le vasche. Le vasche hanno l'importanza di amalgamare tutto questo prodotto per enzimaticamente, quindi una cosa naturale, estrarre l'olio d'oliva e trasformarlo pronto per la terza fase, che è la separazione. Bene, rimaniamo sempre sulla seconda fase, che è il frangitore. Il controllo che viene fatto, Corrado, è un controllo diciamo acustico, meccanico. È un controllo acustico e meccanico con riduttori, cuscinetti e quant'altro. Sì. Mentre per quanto riguarda le vasche, i controlli diciamo in bianco senza olive sono sempre in controllo di meccanico, rumoroso, e sonde di controllo a temperatura e livello per eventuale pasta che potrebbe traboccare. Perfetto. Allora, a questo punto passiamo alla fase 4, che è quella con il separatore centrifugo. Il decanter vero e proprio, che è il primo separatore che praticamente prende la pasta tramite una pompa pasta che viene inserita nella macchina decanter e ha l'accortezza di separare acqua, olio e parte solida. Ovviamente questo sistema sempre per forza centrifuga. Bene, il controllo che viene fatto su questa macchina consiste in cuscinetti, tenute e quant'altro, cinghie, pompe acqua, olio, che gestiscono lo spostamento del prodotto nell'ultima fase di lavorazione, che è la separazione finale. Che sarebbe la quinta fase. La quinta fase. Bene, quinta fase è quest'ultimo separatore centrifugo, giusto? Sì, la quinta fase è proprio l'ultima fase definita, dove l'olio, che è ancora carico di sedimenti, viene filtrato e quindi si prepara per essere pronto quasi da imbottigliamento come olio grezzo. E il controllo su queste macchine? Questa macchina è il controllo di cuscinetti e varie, e un controllo meccanico con parti rotanti, motori elettrici e guarnizioni che fanno un buon lavoro per la separazione. Bene, allora con Corrado lo ringraziamo e abbiamo finito queste 5 fasi del collaudo
in bianco, per cui senza le olive, e siamo pronti per la nuova campagna olearia. Quando vuoi ti aspettiamo in frantoio qui tutti i giorni per le visite. Ciao! Ciao!